la situazione purtroppo si mette male, perché purtroppo anche Like combatte con l'impostore, con Super Impostore, ma però viene quasi distrutto. L'impostore, cioè anzi Super Impostore, sta quasi distruggendo, no quasi, sta distruggendo Like, però ancora non è finita, perché è ancora il primo combattimento di Like con l'impostore, quindi ancora non è finita. E ragazzi, la prima sfida contro Like purtroppo vince l'impostore. Like però si infuria e diventa con la sua forma che non ha mai mostrato a nessuno, ovvero Like forma completa di quarto livello. Nella realtà l'ha raggiunta con me perché si era arrabbiato per uno scherzo, però anche su Dragon Ball avrà la sua specialità, ragazzi. Come potete vedere. Ragazzi, Like si è infuriato un sacco, quindi Like si infuria. Ragazzi, c'è un potere, però non è proprio l'ultra istinto. Questo potere si chiama ultra istinto, però non è proprio l'ultra istinto, cioè quello che vogliamo intendere noi. È tipo la forza suprema di questi personaggi. E infatti, ragazzi, Like, forma completa di quarto livello, riesce a stordire l'impostore. Ragazzi, questo c'è un punto importante perché non lo batte ma lo stordisce. E ragazzi, se lo stordisce significa che non è finita qua. Ancora l'impostore, ragazzi, è vivo. Quindi non ci resta altra scelta. Dobbiamo farlo. Dobbiamo sfoderare la nostra arma segreta. Ragazzi, vi ricordate l'oggetto che Fortes aveva lasciato a Max? Beh, quegli oggetti Max li tira fuori e sono, ragazzi, pensate un po', i super orecchini Potara, che sono degli oggetti importantissimi perché riescono a far fondere pure i Namecciani e i terrestri. Noi ovviamente siamo terrestri con qualcosa in più. Però, ragazzi, grazie a questi super orecchini Potara che ci ha dato Fortes prima di lasciarci, io e Like abbiamo provato il tutto per tutto. Ci siamo fusi, ragazzi, ci siamo fusi insieme. E da Like e Max, ragazzi, è uscito la creatura più forte del mondo, ragazzi. È uscito Lux, ragazzi. Ve lo faccio vedere meglio perché questo qua non è una roba che si scherza, ragazzi, guardate. Ecco Lux, ragazzi. Lux. Lux contro Super Impostore, ragazzi. Chi avrà la meglio? Chi sarà quello più forte di questa serie, ragazzi? Chi è che vincerà questa serie? Però adesso combattiamo, proviamo il vero potenziale di Lux. Ovviamente ha le mosse mischiate con quelle mie e con quelle di Like, quindi. Però, ragazzi, non vi sto neanche a dire. Questo Lux è super forte, guardate come facciamo scendere la vita all'impostore, ragazzi. State guardando come lo stiamo distruggendo. Proprio ragazzi, guardate come distruggiamo l'impostore. Però ragazzi, lui è ancora vivo. L'impostore è ancora vivo. Ci sarà un altro round, anche se l'impostore forse ha meno energia di prima, però forse è sempre la stessa, però noi intanto ricarichiamoci e andiamo sull'impostore, ragazzi. Andiamo sull'impostore e facciamo uno schianto del meteorite, poi una Canonical di Like e una Kamehameha di Max, ragazzi. E ragazzi, è ancora
Non avete visto niente, ragazzi, lo sapete perché? Che questo Lux è normale, lo sapete perché? Perché Max e Like, prima di fare la fusione, si sono tornati normali, sono tornati normali. Quindi adesso ecco perché voi vedete Lux normale. Ma ragazzi, Lux decide di finire questa saga, decide di finire l'impostore per tutte le cattiverie che ha fatto e soprattutto per quello che ha fatto a Fortes. Quindi da Lux diventa... Ragazzi, ecco a voi lo scontro decisivo che ci farà vedere quello che succederà in questa finale. Perché Lux si infuria tra Super Max e Light di forma completa di quarto livello, diventa Lux supremo. Anzi, tra la forma completa di Like, forma completa di quarto livello e Super Max, diventa Lux supremo che ci sta 10 secondi ad annientare l'impostore. Però ragazzi, talmente l'impostore mi fa pure pena che voglio decidere di distruggerlo tutto in un colpo. Ragazzi, siete pronti? La serie dell'impostore finisce qui. Ragazzi, siete pronti? Perché la serie dell'impostore finisce qui! Manca poco, però adesso questa qua me la infendo io perché per tutti quanti cannone... Aspetta ragazzi, me la infendo io, però ragazzi, per far durare un po' più il video, carichiamoci a 1000, Lux supremo è pronto a sfoderare la mossa finale, la fusione tra Like e Max, Lux supremo, cannone Kamehameha! E ragazzi, Lux supremo distrugge Super Impostore! E l'impostore, ragazzi, va all'altro mondo e noi abbiamo vinto! Quindi ragazzi, tutto finisce bene. Comunque ragazzi, questa saga è finita. A breve inizierà quella di Horrux. Però ragazzi, vi dico un po' quello che succederà. Dopo che abbiamo distrutto l'impostore, tipo neanche 10 giorni, 5 giorni dopo ragazzi, noi riporteremo in vita Fortes con le sfere del drago. Quindi tutto inizia male, però finisce bene. Da Max Gamer Official è tutto. Ci rivediamo con la saga di Horrux.